Amici, ben ritrovati sul canale. Oggi è uno di quei giorni in cui si pesca nel cemento. Una puntata di street fishing. Siamo a Udine e pescherò in questa roggia che scorre. Sono con Giacomo che ancora deve arrivare. Oggi l'obiettivo è pescare le tre specie di trote che sono qui presenti: iridea, fario e marmorata. Speriamo di prendere qualche marmorata, che sarebbe il mio sogno, perché trovare contesti naturali in zone totalmente antropiche, non lo so, mi dà quel fascino che non so spiegarvi. Comunque pescherò con la mia attrezzatura da trota leggera, la Fioretto Selvatica da 8 grammi, mulinellino Caldia 2005 LT, trecciato 008 e un finale in fluorocarbon dello 018. Iniziamo a scendere utilizzando rotanti e piccoli minnow. Allora, in questa roggia si può utilizzare tutto: ancorette, ami singoli, perché in teoria uno le trote che prende può trattenerle, soprattutto le iridee, però magari voglio iniziare con un amo singolo perché io non voglio trattenerle, per cui solitamente quando uno non vuole trattenere le trote preferisce utilizzare ami singoli senza ardiglione per evitare di danneggiarle troppo. Ilba del 3 e si parte. Facciamo verso giù. Eccola. Ah! Cacchio, era una marmorata minuscola, però era una marmo. Non ha mangiato. Cacchio, era arrivata qui sotto. Peccato. Ma ha seguito una marmo e non mi ha mangiato. Era minuscola, però era marmo, qui sotto. Io saluta. Ciao, sì, ciao, saluto. Lele. Metto l'Eden. Even 50, colorazione IU. Eccola, marmo? Sì, fario, farietta. L'Eden ha colpito subito una delle tre specie di trote che speravamo di prendere. Bravo, bagnati la mano. Rilassi. Vai bella. Guarda come nuota. Nuota. Ok, sotto sponda qua niente, di là. Eccola! Eccola! No! Com'è partita! La pesca di trote nel cemento, mi mancava. Sotto il ponte ha mollato. Guarda che... Eccola! Oh, incazzata. Wow, altra fario. Ah, è bollato questa. Vai bella. Ha bollato, è venuta fuori la briglia. Lì stanno tutte comunque attaccate alla sponda dell'acqua. Oh, fario, eh? Fario. Giacomo diceva che le fario sarebbero state magari le più difficili invece, oggi. Invece no, per ora due pesci, due fario. Prova tu. Con l'amo singolo tendo ad avere una frizione più lenta, perché bisogna secondare di più il pesce. No. Oh. Già. Già. Oh, lancio bello poi. Se pisi, zio. Japan style.
Nah. Nah. Siamo pronti. Altra faretta. Altra fario. Ti vedo? No. Fario, fario. Grande già. Ponticelli bellissimi. Pensate ad abitare qua. Hai le trote che vivono sotto casa tua. Ha rifiutato. C'ho avuto rifiuto già. Guarda quanti. Vedo dei cavedani sotto il ponte. Provo con un ondulantino. Vabbè, niente. Cavedani. Come al solito, stronzissimi. Prendi me il lattino. No? Cavedani. Giacomo ha appena slamato un bel pesce. Voglio mettere il trago spintail, colorazione fishing e biodiversity. Abbiamo perso la roggia. Ah no, è quella lì, ricompare lì. Belle. Fine il mondo e esistisse un po' di bene. Sto casino, guarda lì, cavedani. Si scansano. Come prova questo streamer Spinfly Garage. È una marmo. C'è una nicchia. Grande. Oh. Ah, dovrebbe... marmo. Sì. A Spinfly alla fine ha mangiato. A Spinfly. Con la mia ninfa. Ovviamente. La bella marmoreggiatura della marmo. Ha la bocca un po' strana. Però era, non era attiva, di eh? È di, proprio nata così. Selvatica, bellissima. Sì. Non la tocco perché non voglio farle del male. E la rilasciamo. La rilasciamo. Torna a ninfare. Quella lì è trota? No. Lì c'è un pesce morto. Quello bianco. Speriamo sia un'iridea e non una marmo. Tra l'altro l'iridea ci manca. Vediamo qua com'è. Non te l'ha mangiato! Ma perché lo sicuro? Cioè no, era tanto voglio. Grossa! Era marmo? No, era una fario! Ma Giorgi! Che lingua parlano? Anche la piccola mi fanno schifo. Guarda, 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 guarda! Bel pesce! Bella
Dove? Eccolo! Bella! Bella! Bella già! Mi ha dato una bella! Cazzo, quello era un cavedano. Dicevo che non mangiavano, invece ha mangiato. E non c'è rimasto. Ah! Presa qui sotto! Ma ha mangiato qui sotto! Allora proviamo a staccarla su di peso e poi a guadinarla. Eccola! Marmo! Che marmo! Sul trago Spintail! Questa è una bella marmo, eh! Questa è proprio una bella marmo. Qui avevo l'ancoretta, ma è presa benissimo, per cui la slamo al volo. Pesce stupendo! Che figata! Oggi pensavamo di prendere i ridei, invece marmo e fario. Soprattutto questa bellissima, che riparte, ha mangiato proprio sotto i piedi. Super soddisfatto, Giacomo sta un po' più su. Che figata. Ma qui c'era attività. Il primo che mi ha dato penso sia stato un cavedano. Poi però ha mangiato lei. È venuta da sotto il ponte. Pensavo di aver incagliato, poi si è mossa. Era la marmo. Ma il trago funziona come un rotante. Anche una colorazione marina come la Fishing and Biodiversity Gobi va benissimo anche per le marmo. Ah, ma si trova qualcosa? Ma è qualcosina. Ah sì? Qualche trota, sì. Ah, addirittura? Sì, eh? Sì, sì, sì. Ma che bestia. Ho finito il lancio. Senza lì, La vedi? Sembrava, eh? Un lurido bastardo. Un legno. Una rosa. No, una cima. Porco. Stiamo cercando la roggia. Qua siamo al liceo. Ginnasio. Qui ho slamato un pesce. Guardala. Qua mi ha mangiato. Hai visto che roba? No. Breve esperienza Udine terminata. Avremo pescato sulle 3 ore. Però abbiamo visto tantissimo pesce. Non le ridee che ci aspettavamo, che Giacomo si aspettava. Giacomo mi ha fatto da cicerone. Però abbiamo preso di meglio, perché abbiamo preso fario, piccole, e marmorate, di cui una secondo me molto carina. Sicuramente in questa roggia c'è anche di meglio, le abbiamo viste. Grazie mille Giacomo, grazie mille Udine. Dovrò visitare anche la città, perché per ora ho visto solo la roggia. Ma come ci pensi? Andiamo a pesca. Grazie mille per la visione, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci rivediamo alla prossima. Ciao!